concludiamo con il pronome e aggettivo neuter, neutra, neutrum, che significa nessuno dei due. Consideriamo questa citazione dal capitolo 63 del settimo libro del De Bello Gallico, in cui Cesare, parlando dell'alleanza antiromana dei Galli capeggiata da Vercingetorige, riferisce «Treveri neutris auxilia miserunt». I Treveri non inviarono aiuti, auxilia, neutris, a nessuna delle due parti, cioè né agli Edui né ai Galli, capeggiati da Vercingetorige. Neutris è il dativo plurale del pronome e aggettivo neuter, neutra, neutrum, che significa, come si è detto, nessuno dei due. Neuter, neutra, neutrum è la forma negativa di uter. È formato dalla negazione ne più l'aggettivo pronome indefinito uter, utra, utrum, che significa uno dei due, l'uno o l'altro. Neuter, neutra, neutrum si declina come un aggettivo della prima classe con desinenze pronominali al genitivo e al dativo singolari. Vediamo la declinazione del singolare. Al nominativo maschile abbiamo neuter, nessuno dei due, femminile neutra, nessuna delle due, al neutro, nessuna delle due cose. Genitivo neutrius, di nessuno dei due, neutrius femminile, di nessuna delle due, neutrius neutro, di nessuna delle due cose. Ius è la desinenza pronominale. Al dativo maschile abbiamo neutri, a nessuno dei due, al femminile neutri, a nessuna delle due, al neutro neutri, di nuovo la i, a nessuna delle due cose. Anche i è una desinenza pronominale. L'accusativo è neutrum maschile, nessuno dei due, complemento oggetto. Al femminile abbiamo neutram, nessuna delle due, al neutro nessuna delle due cose. L'ablativo neutro, con nessuno dei due, a causa di nessuno dei due, neutra, con nessuna delle due, a causa di nessuna delle due. E infine l'ablativo neutro singolare è neutro, con nessuna delle due cose, a causa di nessuna delle due cose.